I familiari delle vittime di Steccato di Cutro sono tornati a Crotone ad un anno dalla tragedia. In molti chiedono verità e giustizia su quanto accaduto, ma hanno inteso anche ringraziare il popolo crotonese e cutrese per la vicinanza dimostrata in quei giorni. Al Museo di Pitagora la mostra di Giuseppe Pipita, gli scatti che raccontano quei giorni, dalle spiagge di Steccato fino al Pallamilone. Presente l'ambasciatore della Repubblica Islamica Afghana a Roma. Io voglio ringraziare il popolo nobile di Crotone, nello specifico e in generale l'Italia, per aver salvato le persone che sono naufragate lo scorso 26 febbraio e in particolare per essersi occupati dei processi di trasferimento anche delle persone in tutta l'Europa da dopo gli avvenimenti del 26 febbraio. Adesso i cittadini afghani chiedono giustizia e verità. Allora, noi faremo tutto il possibile per sostenere queste persone, per seguirle e per accogliere le loro istanze e portarle ai governi che ospitano queste persone in tutta Europa. Verità e giustizia, mi è arrivata. La verità, la giustizia, la famiglia delle vittime vogliono la verità e la giustizia e vogliono corridoio umanitario per familiari di vittime che ci sono ancora in pericolo e vogliono sentire le dolore che ce l'hanno loro da parte dei governi italiani. Chiederanno la giustizia per i bambini che hanno perso genitori, giustizia per genitori che hanno perso i bambini e chiederanno il corridoio umanitario che i loro familiari sono ancora in pericolo. Se non trovano alternativo devono scegliere questa strada, ma abbiamo visto che è pericolosissimo. Cosa vuole dire ai crotonesi e ai cutresi? Allora, i crotonesi e i cittadini che da anno scorso sono stati a fianco di noi e noi ringraziamo da cuore tutte queste associazioni, tutti questi volontari. Veramente la gente crotonese sono stati molto gentili da accoglienza e condoglienza per cittadino afghano e per tutti questi familiari di vittime e noi non dimentichiamo mai.